Recensione Disney, il Mates per Sega Master System. Questo era un videogioco che era già presente nella memoria di alcuni modelli di Sega Master System e non è mai stata prodotta una cartuccia a livello ufficiale. Questa che vediamo è semplicemente un'immagine che io ho trovato in internet. Come ho precedentemente detto, Snail Mates era presente all'interno di alcuni modelli di Sega Master System, non in tutti. Ed era un labirinto. Il giocatore doveva guidare una simpatica lumachina all'interno di 12 labirinti. E c'era un tempo limite, quindi più velocemente si riusciva a completare i primi labirinti, più tempo si aveva a disposizione in quelli successivi. Ogni volta che si terminava un labirinto, comunque venivano forniti ulteriori secondi extra. La grafica è proprio ridotta ai minimi termini e il sonoro presenta una musichetta simpatica e nient'altro. Per quanto riguarda la giocabilità, va detto che Snail Mates può essere divertente quanto è divertente trovare l'uscita di un labirinto sulla settimana enigmistica, con l'aggiunta che qui abbiamo un tempo limite, che comunque aggiunge un minimo di tensione in più. La longevità non è altissima, dipende da quanto tempo ci impieghiamo a risolvere tutti i 12 labirinti. Poi qualche giocatore potrebbe anche voler rigiocare per tentare di stabilire un record di tempo. Finisco sempre tutte le mie recensioni con un voto numerico, ma in questo caso, ragazzi, non me la sento. Se dovessi valutare Snail Mates come gioco di accompagnamento alla console, sarebbe gravemente insufficiente. Calcoliamo che i primissimi modelli di Master System avevano soltanto questo videogioco come accompagnamento. Non avevano cartucce, non c'erano altri giochi in memoria. Poi sono arrivati altri modelli con, per esempio, Hang-On o Alex Kidd o Sonic. Però all'inizio proprio i primi modelli avevano solo questo. Poi è chiaro che una persona poteva comprarsi dei giochi. Però nella confezione c'era solo questo, e quindi, insomma, come gioco di accompagnamento alla console è ridicolo. Se dovessimo paragonare questo a Sonic, ad Alex Kidd, o volendo vedere la concorrenza a Super Mario, è chiaro che qua siamo nella grave insufficienza. Anche volendo valutare questo videogioco come gioco a sé, è troppa poca l'offerta ludica. Non è che sia brutto. Alla fine è un labirinto, si controlla tutto sommato sufficientemente bene e alcuni labirinti sono anche discretamente complessi, però è un prodotto videoludico che potrebbe aver senso all'interno di una compilation, oppure avrebbero potuto inserire più labirinti, diverse modalità di gioco, non so, anche con dei nemici o diversi giochi a cui la lumachina doveva partecipare. Così com'è, al giorno d'oggi potrebbe essere considerata una homebrew molto semplice. Quindi dovrei valutarlo con un voto piuttosto basso. Eppure, nella sua semplicità, io ricordo con affetto e con tenerezza quasi questo videogioco. Secondo me andrebbe considerato come un qualcosina in più, oltre alle cartucce che si comprano insieme alla console. È un'aggiunta che la Sega ha deciso di inserire nel BIOS o BIOS, a seconda della pronuncia, della console. Girano voci che sarebbe un gioco segreto e che è difficile accedervi. Io su questo non sono d'accordo. Era scritto chiaro sulle istruzioni della console come accedere a questo gioco. Praticamente accendere il Sega Master System senza cartucce, senza Sega Card, e poi premere contemporaneamente i due tasti più in su sul tastierino direzionale. Quindi è vero, è un gioco scarso, è un gioco semplice.
È un gioco che occupa pochi byte, ma è simpatico, non ha grossi difetti. Io lo ricordo con piacere e mi ha comunque regalato una manciata di minuti, forse qualche ora, di gradevole spensieratezza videoludica. Per questo, nonostante il gioco valutato con un criterio ponderato e razionale meriterebbe molto probabilmente un voto sotto la sufficienza, e non di poco, questa volta io non darò una votazione numerica perché ritengo che Snail Maze non si meriti di essere affossato da un freddo numero sotto al 6. Nei miei ricordi di bambino, la lumachina simpatica del Sega, o come dicevo io del Sega Master System, è ancora impegnata a cercare l'uscita dai labirintici circuiti della console. Grazie per la visione.